annunciato per domani un provvedimento ampio, sì, diciamo, non riguarderà soltanto, appunto, lei ha detto, la chiusura di una singola strada, ci può anticipare qualcosa? No, ma non... Allora, innanzitutto ribadiamo ancora una volta che non è all'ordine del giorno la chiusura di una strada, perché noi non siamo l'amministrazione che fa provvedimenti inutili, che fa provvedimenti da prendere in giro il nostro territorio, provvedimenti addirittura che vanno a favorire gli assembramenti, perché in una città come Napoli se chiude una strada la gente va in un'altra, ed è un provvedimento ingestibile per le forze di polizia. Pensiamo alla chiusura di un lungomare di 4,5 km in cui i ristoranti con zona gialla possono rimanere aperti, che fa? Il poliziotto si mette come il semaforo, ferma tutte le persone chiedendo se di dare la prova che vada al ristorante. Quindi solamente persone prive di buonsenso possono immaginare che si possa fare un provvedimento di questo tipo, perché significherebbe favorire gli assembramenti. Quindi faremo un provvedimento di fronte all'inerzia che si registra negli ultimi tempi sulle decisioni chiare, trasparenti e forti da parte di chi può decidere sulle zone, cioè, faremo un provvedimento che metterà in luce quale può essere alla fine l'unico punto di equilibrio di fronte a tutto questo. Ed è per questo che ho chiesto una vasta istruttoria al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Ieri il prefetto mi ha inviato formalmente le strade, sono complessivamente tra quartieri e strade, penso intorno alle 40-50 strade. Noi già ne abbiamo aggiunte altre 50, quindi siamo a 100, probabilmente arriveremo a 150 entro domani. E quindi sarà un provvedimento, voglio dire, che metterà in condizioni di far capire a tutto il paese che stiamo vivendo il Festival dell'Ipocrisia.